Penso che quest'anno si ripete un'esperienza bella per la città di Mazara del Vallo, ma soprattutto per una borgata importante e interessante qual è Borgata Costiera. Penso che l'iniziativa di chi ha voluto fortemente il ripetersi di questo evento è sicuramente da applaudire, e l'amministrazione comunale della nostra città sicuramente ha sempre sposato e sponsorizzato eventi di questa importanza. Un esempio a mio avviso da prendere anche per altre zone, altri quartieri e contrade della città, perché penso che quando c'è la disponibilità e l'idea progettuale di alcuni soggetti, e quando questa idea viene sicuramente supportata dalle associazioni, dalle amministrazioni, dalle istituzioni e soprattutto anche dagli abitanti di un quartiere e di un luogo, sicuramente quell'idea rappresenta e diventa un qualcosa di importante che va sposato, va sponsorizzato, va aiutato, perché provoca sicuramente una crescita dell'intera città sotto quello che può essere l'aspetto turistico e l'aspetto evolutivo della città di Mazara del Vallo. Sono sicuramente degli eventi che arricchiscono innanzitutto l'intera città di Mazara del Vallo, perché ripeto che al di là di Borgata Costiera sono degli eventi che sicuramente avranno una caratura e una risonanza che andrà fuori anche dal nostro territorio, e quindi rappresentano un punto di attrazione e di cui beneficeranno sicuramente tutti i cittadini mazzaresi. E sicuramente ci sono diversi artisti che in maniera spontanea si sono adoperati per poter realizzare queste importanti opere eccezionali sotto l'aspetto architettonico e artistico, e che sicuramente rappresentano un'importante cornice a un evento che ha una valenza più elevata, che è proprio quella della Festa del Pan, che svolgerà con la Costiera. Questo murales lo realizzerò insieme ad un altro pittore, si chiama Salvatore D'Angelo. Il tema di questo murales sarà i pani di San Giuseppe, cioè sarà un tributo al lavoro dei contadini, al lavoro del pane, che è legato anche alle famiglie, e poi è il tema principale di questa festa.